Scrivimi qui sotto nei commenti il prossimo posto dove andare a mangiare. Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super Alan. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi, nuovissimo format. Ebbene sì ragazzi, stavo pensando, questo format da tanto, troppo tempo, finalmente lo metto in atto e ve lo porto qui sul canale. Spero possa piacervi. Infatti prima di cominciare vi chiedo di lasciare tantissimi mi piace per sostenere il contenuto e quindi farmi capire che ne volete degli altri. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, voglio veramente tutto gratuito, mi sostenete gratuitamente. Ti sei iscritto? Bene. E scrivetemi qui sotto nei commenti, ciao Super Alan, lettera per lettera. Chi ci riuscirà senza essere interrotto riceverà tanti bei cuoricini rossi. Non sarò solo in questo format, infatti sarà un mix tra vlog più esperienza da condividere con voi. Quindi keep calm e vieni appresso a me. Fulmine! La mia accompagnatrice. Ciao! Buonasera! Vuoi amore della mia tremenda vita? Ragazzi, con me in questo nuovo format mi accompagnerà proprio lui, Roberto! Hola! Allora ragazzi, vi vado subito a dire come si chiama il format. Ma che è sta luce? Ma come... E come posso sistemare? Ma che ne so, mettila qua. Ma che è qua? Che c***o ho fatto? A few moments later. Il format... Ma amo di guardare qua. 12 seconds later. Allora ragazzi, il nuovo format si chiama... Come si chiama? Mi diverto con Roberto. Oh! Lo sai cosa andiamo a fare? Non lo sai? No. Come lo sai? Allora ragazzi, in questo format cosa andiamo a fare? Vado a condividere tutte le esperienze, tutte le attività belle che facciamo io e te. Cioè tipo per esempio... Vabbè, allora mi devi riprendere a vita. Questo è troppo bene. Ciao. Uscita dalla macchina. Ciao ciao. Yeah. Che torniamo a fare? Scusami. Ciao. Ciao, facciamo in serie. No, non da voi, sei luato. Amo. Years later. Quindi il nostro format parte proprio da oggi e la nostra prima attività che vi andiamo a condividere è l'attività più bella. Mangiare! Andiamo a mangiare e quindi venite con noi, vi faremo vedere questo nostro format da dove parte. La nostra prima tappa. No, amo, non mi piace questo. Raga, appena giunti a destinazione, adesso vi mostriamo la nostra prima tappa di questa nuova avventura. Non ci siamo alzati scarpe. E che stufa, eh? Vuoi mangiare solo, eh? Non lo so, ma tu la mangi tutto? Io mi mangio tutto. Tengo una fame stasera esagerata. Allora, prima portata, straccetti di pizza con pomodoro e mozzarella. Vado prima io con l'assaggio. Grazie. C'è fame? Sì. Thank you.
Vai a Amoia. Mamma mia, amore. Tuo primo assaggio. È buonissimo. Godi? Troppo. Adoro. Allora ragazzi, lei è Francesca, la proprietaria di Rinomato. Grazie mille per averci ospitato, come sempre gentilissimo. Ci puoi spiegare un po' l'antipasto? Allora, questo è l'antipastino Rinomato, cambia periodicamente a seconda della stagione. All'interno ad oggi ci trovate parmigiana di melanzane, burratina pugliese, in questo caso c'è una mozzarella senza lattosio, polpette al ragù, croquet rigorosamente fatto in casa, mortadella con pistacchio, una selezione di formaggi, quindi c'è un po' di formaggio al pistacchio, un po' di formaggio al peperoncino da accostare col miele, un po' di salame spagnolo e capocollo stagionato. Perfetto, grazie. Allora, prima cosa ci prendiamo un po' di prosciutto da qua sopra e poi... Allora ragazzi, come avete sentito, hanno preso la mozzarella senza lattosio proprio perché sanno del mio problema alimentare, quindi se anche voi avete problemi alimentari come il mio, tipo intolleranza al lattosio, potete tranquillamente chiedere e ve la faranno trovare, quindi top. Primo assaggio antipasto proprio classico, prosciutto e mozzarella. Non mi sembra che quella senza lattosio, è proprio buono. Adesso invece assaggiamo la mortadella. Che ci sta sopra? Il pistacchio. Mamma mia, adoro che te lo sta mortadella. Comunque è croccante, molto croccante. È arrivato il tuo momento, cosa assaggerai? Ovviamente la parmigiana. Mamma mia, ho già l'acquolina in bocca. Buonissima. Non si può spiegare. Buona. Mamma mia. Spettacolare. Veramente non si può spiegare. Stiamo come fatto. Che tiene vicino un rizzo. Perché? Da che secondo mangio? Mamma mia, croccantissimo. Ma poi? Come si sente che è fatto in casa? C'è la perfezione. Voto? 10. Nel frattempo è arrivata quest'altra portata, patatine con cheddar e bacon. Adesso le assaggiamo. Ma poi quando è che cazzo sto fatto? Da qua dove lo porta? Dentro la pentola. Assaggiamo. La fai o no? Buonissimo. Questa sono veramente buone. Guarda la forma delle patate, tipo le patate sono fritte. Sono fresche, si sente. Mamma mia. Il cheddar? Questo è il bacon. Mi
Io poi ci andiamo a portare nessuna parte, ci ho buttato un coppo Vesuvio. Croccante appunto giusto. Uno spettacolo. Ci capito, ma voi pure a me. Sì, la mia porzione. Assurdo che. Va. Mamma mia, vai giù. Assurdo con questo piatto. Ma poi come sono fatte? Cioè sono arrotolate queste patate. Ragazzi, io vado di bacon più patatine. Comunque non so se per la presenza del bacon o del cheddar, queste patatine hanno un sapore tipo quelle patatine americane. Vero. Da provare assolutamente. Sono buonissime. Oh, ma lo trovo nato meglio me. Dappertutto. Voglio, andiamo di polpettine adesso. Piccante, forte, non troppo forte. Fai attenzione che ti brucia il pistolero. Non devo aspettare. No, ma non so fare, ma come si fanno i videocamera? Amo, lanciamo una sfida. Prossimo episodio, cosa facciamo? Una sfida sui go-kart. Quindi? A 500 like faremo la sfida sui go-kart. Ok. E io vincerò, sicuro. Raga, io ho preso anche il primo, ho preso degli ziti spezzati all'ortolana. In crosta di pan pizza, pomodorini, dadolata di verdura e provola di Agerola, e mantecati con parmigiano reggiano. In questo caso però, come potete vedere, c'è della mozzarella sciolta, mozzarella senza lattosio, fatta per il sottoscritto. E la cosa bella è che quando voi mettete la porchetta dentro, sprofonda, perché è pizza, cioè non c'è il piatto normale, il piatto sarebbe la pizza. Poi che faccio? Prendo la pizza, la bagno e la mangio. Pazzisco! No, vero, vai tu. Com'è? Pazzisco! Sì. Bravo! Ma che messo? No, vabbè! Amore, vuoi fare altri video così? Ti piacciono così? Vuoi mangiare così? Video culinario. Ci futuro. Ragazzi, il video è finito qui. Speriamo abbiamo vi sia mangiato, piaciuto. Abbiamo mangiato. Pazzesco. Ciao, Ayu. Ciao.